Bentornati in studio. L'Associazione Etica e Politica ha organizzato presso il Salone di rappresentanza della provincia di Taranto l'incontro dibattito intitolato Parliamo di Taranto, finalizzato proprio all'analisi delle problematiche che interessano il capoluogo ionico e le possibili prospettive di sviluppo. Sentiamo. L'Associazione Etica e Politica ha promosso l'incontro dibattito Taranto, parliamone, evidentemente analizzando le problematiche del territorio, gli obiettivi possibili, obiettivi raggiungibili. Senatore Semerano, ci dica di più di questa iniziativa. Ma guardi, questa è un'associazione che è sorta pressoché in maniera spontanea, però in maniera altrettanto determinata, perché è voluta da un gruppo di persone che proprio ha deciso unanimemente di impegnarsi per la valorizzazione del territorio. L'impegno non è soltanto limitato a Taranto, diciamo che è principalmente indirizzato a Taranto. Ma in effetti ci si vuole interessare di tutto il territorio ionico e valorizzarlo sotto tutti i punti di vista. Mi sembra un'iniziativa importante e lodevole. Questo è il primo incontro che noi teniamo a Taranto e naturalmente stiamo trattando degli argomenti ambientali, dei problemi occupazionali, dei problemi sanitari, ma altri incontri di questo genere li faremo in altre città del territorio. Si è registrata anche la presenza e la partecipazione dell'avvocato Aldo Condemi, ecco l'importanza di etica e politica. Beh, Etica e Politica è un'associazione importante che copre un vuoto a Taranto, perché ormai la politica si era veramente appiattita. Allora un insieme di persone che possono esprimere con obiettività, con spontaneità e genuinità di pensiero le varie problematiche di Taranto sicuramente rappresentano un valore, non posso dire un valore aggiunto, ma un valore certamente. Speriamo che se ne aggiungano altri e quindi cercare di smuovere Taranto da quella sonnolenza politica che anno dopo anno, di quinquennio in quinquennio, la porta sempre più a fondo. Rimaniamo in tema, si è tenuto nella serata di ieri nella chiesa dell'Assunta a Castellaneta il secondo appuntamento della scuola di formazione politica, l'etica, la politica e l'amministrazione degli enti locali, promosso dal difensore civico del comune. Un modo per contribuire al risveglio della partecipazione civica alle vicende del paese, rilanciare l'impegno etico dei professionisti e la passione civile dei giovani, stimolare una colta discussione intorno alle tematiche che più impegnano le amministrazioni locali. Sono questi gli obiettivi del secondo appuntamento della scuola di formazione politica, l'etica, la politica e l'amministrazione degli enti locali, promosso dall'ufficio del difensore civico del comune di Castellaneta, l'avvocato Francesco Garzone. La manifestazione si è avvalsa dell'alto patrocinio del Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Regione, la Provincia, la Diocesi di Castellaneta, l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Taranto e l'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Per il secondo appuntamento l'attenzione si è spostata sulla cura dell'uomo. Tema della serata è stata la cura della persona, scienza, etica e politica a confronto. Per l'occasione sono stati invitati a relazionare Monsignor Lorenzo Leuzzi, cappellano della Sua Santità presso la Camera dei Deputati, l'onorevole Carmine Santo Patarino, segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario, e il dottor Ipazio Stefano, medico e sindaco del Comune di Taranto. Il mio personale istituzionale augurio, ha sostenuto l'avvocato Garzone, è che queste giornate, animate da vibrante interesse, positiva vitalità e forte passione civica, possano costituire una positiva esperienza per tutti i partecipanti. A tal fine sono davvero lieto di ringraziare per la partecipazione al precedente meeting ed estenderlo ai prossimi appuntamenti. Il prossimo venerdì 27 maggio l'associazione di volontariato Il Ponte, per il programma che ormai da tempo porta avanti per portare contributi significativi alle condizioni di vita degli ospiti della casa circondariale di Taranto, ha organizzato un concerto per chitarre classiche con il maestro Pino Forresu. Il concerto è propedeutico all'avvio di un corso riservato a 15 detenuti per chitarra classica. I detenuti avranno in tal modo la possibilità di effettuare un primo livello di apprendimento dello strumento musicale. Il 30 maggio
si avvierà invece il corso per parrucchiere. Il 21 giugno uno spettacolo invernacolo allieterà l'auditorio di tutta la casa circondariale. E si è svolto quest'oggi a Palazzo Galeota l'incontro tarantino per la prima giornata nazionale della cultura del vino, manifestazione in programma in tutta Italia per divulgare la conoscenza e per sensibilizzare al bere consapevole. Ricominciare dalla cultura educando al bere bene e al bere consapevole. E questo è il messaggio che l'Associazione Italiana Sommelier ha voluto lanciare nella prima giornata nazionale della cultura del vino. In contemporanea, dalle Alpi alla Sicilia, le strutture regionali dell'AIS hanno dato vita a una serie di incontri e dibattiti per divulgare la conoscenza del vino al grande pubblico. Un progetto che vede impegnati medici e ricercatori scientifici, storici e sociologi impegnati a ripercorrere il profilo culturale del nettare di Bacco. Per finire i sommelier, ai quali spetta il compito di far conoscere il lato edonistico del vino attraverso le moderne tecniche di degustazione. A Taranto, unica città in Puglia, la prima giornata nazionale della cultura del vino si è svolta questo sabato nel salone di Palazzo Galeota. La cultura del vino negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, soprattutto nel nostro territorio e soprattutto in Puglia. Io valoro sempre quella che è la nostra territorialità, la nostra identità popolare e ci tengo a precisare che ultimamente, soprattutto grazie alle ultime grandissime menzioni che abbiamo avuto anche al concorso mondiale di Bruxelles la scorsa settimana, abbiamo avuto grandissima onorificenza a livello mondiale. Non solo il Vinitaly è stato una vetrina grandissima per l'Eno Viticoltura 2011, soprattutto nel territorio del Tarantino, non peraltro anche abbiamo ricevuto la prima DOCG, quindi un traguardo storico a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda la Puglia. La promozione del territorio sta riuscendo davvero bene, anche e soprattutto con questa manifestazione che vede nel vino una delle chiavi. La grande qualità in questa città c'è, dal punto di vista delle risorse umane e delle esperienze. Credo che il compito della nostra amministrazione è quello di accompagnare l'esaltazione delle qualità professionali esistenti, perché è una città che deve smettere di piangersi addosso, deve iniziare a valutare il merito esistente su questo territorio, perché solo così potremo disegnare traiettorie di sviluppo alternative alla grande industria e cercare di proporre una Taranto diversa. Il Comune possiamo dire che festeggia l'evento di fare cultura del vino e farla nel nostro territorio. Indubbiamente Taranto oggi diventa palcoscenico e vetrina, entrando anche in un circuito nazionale che è quello della cultura del vino. Entriamo in questo percorso grazie a un evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'AIS Puglia, quindi i nostri delegati anche tarantini, che si terrà questa sera in piazza Calici tra i due mari, e grazie a questo evento oggi anche con dottori davvero preparati illustreranno il vino puntando soprattutto alla salute, quindi facendo cultura del vino e promuovendo soprattutto il nostro territorio, che addirittura entrando in questo percorso nazionale riceve un premio, una medaglia direttamente dal presidente Napolitano. Quindi davvero con molto orgoglio presentiamo questo evento. Dopo questa intervista realizzata al consigliere comunale di Taranto Francesco Cosa, ritorniamo ancora alla cronaca. Nel corso dei normali controlli del territorio nei comuni di competenza, controlli finalizzati al contrasto della criminalità in genere, in particolare alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i militari della stazione dei carabinieri di Palagianello hanno sorpreso e arrestato in flagranza di reato un ragazzo per furto aggravato perpetrato all'interno di un'azienda agricola. Ad entrare in azione sarebbero stati due malviventi che poi, sorpresi dai proprietari, hanno abbandonato la refurtiva e l'autovettura Ford Focus utilizzata. Le successive indagini hanno consentito ai militari di rintracciare e arrestare Cosimo Labalestra, di 23 anni, di Palagianello, agricoltore, ritenuto responsabile del reato di furto appena consumato. La sezione di Taranto dell'Associazione Italiana Amici del Presepio ha organizzato per il 20, 21 e 22 di questo mese un corso di statuaria presepistica tenuta dai fratelli dei Matteis di L'Equila, in provincia di Lecce. La statuaria presepistica, un'arte che non conosce tempi, nel senso che
tutto l'anno impegna coloro i quali amano quest'arte? Tutto l'anno, il Natale per noi è sempre, è d'estate, d'inverno, è sempre. Si è sempre insomma impegnati nella creazione, nella costruzione di queste statue, quindi il Natale per noi lo si vive in qualsiasi periodo dell'anno. Ora in che realizzazione artistica è affaccendato? Abbiamo dapprima realizzato un manichino, un nudo, dove poter costruire questa statua, con una vestizione popolare, vestiti sono popolari. E quindi dopo aver posizionato il manichino, dato questo movimento, abbiamo realizzato il volto. Successivamente abbiamo iniziato la vestizione con la sfoglia di argilla. Quindi man mano, strato dopo strato, si inserisce questo vestito. Per completare l'opera quanto tempo è necessario? Tre giorni. Compresa la pitturazione, la coloritura? No, perché poi c'è la fase di asciugatura e poi ci sarà la colorazione della statua. Quindi diciamo che per completare una statua del genere ci impiegherà 10 giorni per asciugare, 3-4 giorni per modellarla e diciamo un giorno e più anche per poterla dipingere. Un giorno di festa, quello di ieri, che si è in breve trasformato in tragedia. È morto durante la cerimonia di giuramento dei volontari della Marina il 68enne napoletano Salvatore D'Angelo. Un infarto lo ha stroncato proprio mentre il figlio giurava nella caserma Ignazio Castro Giovanni di Taranto. La cerimonia si è tenuta nella piazza d'armi del centro selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina Militare, praticamente presso il Maricentro di Taranto. È stata presenziata dal comandante in capo di Maridipart, ammiraglio Andrea Toscano, e condotta dal comandante del centro, capitano di vascello, Alessandro Mino. Prenderà il via il prossimo 28 maggio la quarta edizione del torneo di tennis riservato agli organi professionali di Taranto. Sentiamo. Presentata la quarta edizione del torneo di tennis a squadre riservato agli organi professionali di Taranto, in programma tra il 28 maggio e il 19 giugno sui campi del Canneto Beach. All'evento, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, col prezioso supporto di un comitato tecnico, parteciperanno 6 squadre. Le squadre che partecipano sono gli avvocati e i magistrati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili, poi abbiamo i farmacisti, gli ingegneri, i medici e i giornalisti. Giocherà solamente il sabato e la domenica. Quest'anno, oltre all'elemento femminile, abbiamo inserito anche un doppio over 50, e per cui avremo 6 incontri, di cui 4 diciamo maschili e un femminile e un over 50. Quindi praticamente abbiamo aumentato il numero dei giocatori che partecipano. Prima massimo potevano essere 6 per ogni squadra, adesso sono 8. La formula è vincente, grazie anche a un comitato organizzatore che mi supporta nell'organizzazione di questo torneo, al quale quest'anno si affiancherà anche la prima edizione del torneo di beach tennis tra le varie categorie professionali. Devo ringraziare sinceramente il collega Angelo Vinci, che mi ha supportato in tutto e per tutto, insieme a Enzo Sferra, che è il delegato regionale per la Federazione Italiana Tennis, Luigi Capilli, che con la sua agenzia mi supporta in tutta l'organizzazione. Poi c'è anche un comitato a margine che mi supporta e che ci ha supportato nel percorso dell'organizzazione, che naturalmente ci riproponiamo di far diventare un punto fisso per ogni edizione. Ed era questo il nostro ultimo servizio, termina qui l'appuntamento con la cronaca, grazie per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata.